Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo arrivati qui a Fungopoli, la città principale del regno dei funghi che è stata infettata ovviamente dai Shroob. E questo tubo ci porterà al Colle Stella. Ma che bellino che è. Pare che siamo arrivati al Colle Stella, la stella cobalto continua ad agitarsi. Wow! Pericolo, allarme! La stella cobalto è diventata talmente instabile che non riesco più a controllarla. Dobbiamo sbrigarci a scalare il colle. La fonte dell'instabilità della stella cobalto deve essere molto vicina. Andiamo allora. Allora, prima di tutto, fiori clone e 50 monete. Quando trovi 10 monete così sai già che ne sono 50. E il fiore mix. Allora, ci sono qualche fagioli da prendere? No, c'è solo il tubo, allora... Al Colle Stella! Che poi fanno tutte queste salite qua, che sono palesemente fatte per essere fatte con Mario e Luigi in forma palla. Ecco, io mi ricordo di lui. Sono abbastanza sicuro che lui soffra il fuoco. Non... Lo sapevo, mi ricordavo bene, 155. Ok, niente di eccezionale. Ma in realtà, fino ad ora, nessun nemico mi ha dato soddisfazione nell'ucciderlo, nel senso che mi ha dato abbastanza punti esperienza da dire continuo ad uccidere quello o simili. Ma più che altro, neanche un nemico che in realtà mi abbia... Vai da... Troppo presto. Neanche un nemico che mi abbia fatto dire ok, uccido solo quello perché mi deroppa anche eventualmente buoni oggetti. Forse l'unica zona dove potremmo farmare sarà questo. Comunque l'ultimo livello, il castello degli Shroob. Come ho detto, mi scoccia l'idea di dover farmare. Partiamo da quel presupposto. Vediamo se... Perché? Vabbè. Comunque mi sa che non riusciremo ad ucciderli. Lo sapevo. Mi ha talmente colto alla sprovvista che non ho fatto in tempo. Comunque sì, con un salto in testa e un salto di uno dei fratelli riusciamo ad ucciderlo. Questo nemico è particolare, però come concetto è fighissimo. È un nemico che può fare la forma di tutti i nemici. Dai! Ma sei stronzo? Penso che ci fosse un simil muro invisibile che lui non poteva raggiungere. Allora, io ucciderei gli stronzetti volanti e mi occuperei di lui con il fiore fiamma. Mi sono dimenticato che questo era il giro basso. Aia, che stronzo. Non me lo aspettavo. Con un solo giro di boa. Bravissimi ragazzi, 400. Beh, se riusciamo a tirare su altri nemici oltre alla pozzanghera lì che fa tutti i nemici, beh, Forse una mezza idea di utilità la potrebbero avere. Nel senso, potrebbe diventare una momentanea zona di farming. Anche perché l'oggetto che droppano, il fiore mix, ha un suo perché nella battaglia finale. Averne... la 50. Averne qualcuno di più... Non mi farebbe schifo. Soprattutto se sfruttiamo la meccanica della spilla che fa più danno consumando 4 oggetti. In realtà dipende dalla percentuale di quanto è questo danno. Perché se è una percentuale bassa, non ne vale neanche la pena. E io come ti raggiungo? Cioè, nel senso, va bene tutto. È l'unico modo. Sicuramente farmi beccare non era... Aia, che male! Non era nei piani.
Dai, ma che palle! Ma che tempismo c'hanno ste bombe? Ma terribile! Dio mio, comunque curiamo Mario. È un tempismo orribile. A parte che vanno veloci quando scendono, ma peggio ancora quando ti salta in testa, non hai il tempo di contrattaccare. Allora. Lo so che non è... che non l'ha beccato, Lo sto facendo solo perché qualcuno mi ha consigliato che facendo così posso rallentare e avere molto più tempo per fare l'attacco. Grazie. Grazie. Cioè, allora, è palese che facendo quella rotolata rallentavamo il tascategnaccio, ma io pensavo si potesse fare una sola volta. Ottimo chi me l'ha detto. Allora, qui abbiamo un bel po' di percorsi. O è sempre lo stesso? Sono abbastanza sicuro che questa sia la via di uscita. E infatti. Allora, prima di tutto facciamoci schiacciare. Ecco qua. Bimbi, tocca a voi. Io vi lascerei anche un attimo. Esatto, sotto schiaccio. Perché qua non c'è nulla. Perfetto. Facciamo le cose una alla volta. Ecco fatto. Cerchiamo ovviamente di non farci beccare. Oh. Lo sapevo. Vabbè, dai, non importa. Ecco qua. Avrei voluto evitare, o meglio. Anzi, no, mi sa che tanto anche evitarlo non aveva senso, perché questa è zona per i bimbi. Vabbè, allora nell'errore siamo andati bene. È come la puntata scorsa. Continuavo a pensare questa parte, poi ci ritorno con gli adulti, ma effettivamente qua gli adulti non ci arrivano. E ovviamente. Allora, no, com'è possibile che non l'hanno ucciso? Vabbè. Tanto, vabbè, in realtà è questo. Questo era uno spreco. Questo qui è stato uno spreco, ma vabbè. Li compriamo, ne abbiamo. Poi tanto stiamo farmando i fiori mix, che anche quelli. Voglio dire. Fammi vedere solo, giusto curiosità, non che mi serva. Quanto manca? 900 a Mario, 900 a Luigi, 200 e 97 a Luigi. Quel distacco mi rimarrà qui, porca miseria. L'unica sconfitta che abbiamo subito è una sconfitta che mi urta, non tanto perché sono morto, ma perché adesso non siamo più nelle stesse percentuali giuste che mi piacciono a me. Allora, bimbi schiacciati, Mario e Gigi posizionati. Allora, io prima, come ovvia cosa, punterei prima a vedere se c'è, esatto, qualcosa da queste parti, ma non c'è nulla. Quindi vediamo. Ok, c'è il tubo. Non ha senso combattere adesso da soli, quindi se dobbiamo combattere, combattiamo tutti assieme come una grande famiglia felice. Di qua si passa, penso che si fanno passare i bimbi. 50 monete. Perfetto. Allora, anzi, prima di, curiamoci. Perfetto. Dicevo, andiamo a combattere questo nemico fastidioso. Ma come, oh no? Vabbè, guarda. Guarda un po'. Che pezzo di merda. Mamma mia. Certo, ti sarebbe piaciuta. Allora, vediamo se... Perfetto, forse anche con Luigi. Perché
Me lo dimentico costantemente che questo fa il giro quando sta in basso. Dannazione. Comunque forse... vediamo. Perfetto, riusciamo ad ucciderlo. Me lo dimentico costantemente. Però per fortuna abbiamo preso abbastanza punti per far salire tutti di livello. Cioè, loro due. Vedo un 5 di difesa. Ok, preso. Bello. Ce l'abbiamo fatta. Baby Gigi. Baby Gigi, vediamo. Tu che cos'hai? Niente di utile. Però c'è un 6 sulla velocità. Ok, un 4 di vita comunque. Non ci fa schifo. Quel 6 di velocità sì, poteva essere utile, però ascolta, la velocità è relativa, come ho detto. I bimbi sì, combattono, è vero, ma è una cosa talmente separata dagli adulti che dici, vabbè, ascolta, glielo faccio fare poi. La velocità ai bimbi serve, come ho detto, in maniera relativa. Ok, ultraspore. Cosa c'è qui? 50 monete. Vorrei tornare al villaggio effettivamente per comprare qualche funghetto in più. Però vediamo, fiore mix. Non mi ricordo, qui c'è una battaglia forse. Forse. Visto tutti sti... questa è la classica stanza pre-boss. Pieno di oggetti, un punto di salvataggio. Fai e fanculo tutto. Vabbè, se c'è da com... lo sapevo. Se c'è da combattere, combattiamo. Eccoci, signore. Guardaci. Oh, i pidocchi. Questa è una meccanica figa come boss fight. È una meccanica figa perché non devi colpire la bomba, devi colpire quelli che lo tengono. È figo. No, dai. Io speravo che l'avrebbe... quanta vita c'hai? Boia. Basta un po'. Non mi aspettavo che avrei dovuto colpire così tante volte un singolo nemico. Forse col bombardone facciamo un attimo prima. Vediamo. I due Mario e i due Luigi. Perfetto, 332 non è male. 332 it's good. Eccolo qua, Franco. Aia. Allora, ciccio. Io un giro di fiore clone te lo butterei. Vediamo quanto facciamo. Sto cercando di concentrarmi per vedere fin dove riesco ad arrivare. Ah, ho sbagliato, ho schiacciato Y invece che X. Però 590, deh, mica male. Sono abbastanza sicuro che abbia più di 800 e col bombardone faremo 300. Quindi altro giro di fiore clone. Allora, comunque avevo ragione l'altra volta, ovvero che con Bowser c'era un cap massimo di danno che potevamo fargli. Cazzo, potevo usare il bombardone. Non ha di sicuro più di 800, non ha di sicuro 800 di vita, ne aveva 900. Però siamo stati bravi. Beh, che ti aumento Mario, la difesa non sarebbe Mario. Mario, porca puttana. Quei numeri fanno schifo. Non hai nulla che ti possa aumentare di decente. Dai, 5 di baffi ci posso stare. Gigi, tu hai 50 di baffi, mamma mia. Se riuscissi ad arrivare a 100 di attacco, Luigi, mi faresti contento, credimi. Però 6 di vita, dai, ci può stare, ci può stare.
Siamo stati bravi. A parte aver secondo me, se non avessi sbagliato quell'Y invece che X, ci saremmo arrivati alla fine. Ci saremmo arrivati tranquillamente. Ed eccoci qua. Ci siamo, siamo arrivati. I miei sensori rilevano altissimi livelli di energia della stella cobalto. Che poi? Io l'ho già detta questa cosa. Se cioè, sapendo quello che c'è, perché cacchio sta succedendo tutto questo? È quello che non capisco. Sono lo spirito che vive nella stella cobalto. Sto usando il grande potere di questo colle per potervi parlare. Forse l'avete già capito, ma io ho il potere di sconfiggere gli Shroob. La principessa Shroob lo sapeva e mi ha fatto a pezzi durante la lotta con la principessa Peach. Allora, io lo ripeto, sapendo quello che sta succedendo, perché Peach ha fatto quello che ha fatto e perché questo colle sta reagendo in questo modo? Cioè, forse per il materiale della stella. E ok. Ma non dovrebbe. Non dovrebbe succedere tutto questo. Mario, Luigi, Bimbi, siete l'ultima speranza per il regno. Ma dovete sbrigarvi. Dovete ritrovare tutti i miei pezzi. Clum, clum, clum. Se trovate due dei tre pezzi della stella mancanti, potrete superare la barriera che impedisce l'accesso al castello di Peach. E poi, una volta trovato l'ultimo pezzo, riuscirete a salvare il regno. Sbrigatevi ora, trovate i miei pezzi mancanti. Ripeto, sapendo quello che c'è al suo interno, non dovrebbe succedere tutto questo. Il colle, sapendo quello che c'è dentro, non dovrebbe reagire così. Credo che uno dei pezzi si trovi al santuario stella, lì avanti. Gigi, per ora non posso far altro per aiutarvi, ma ci rivedremo, ve lo garantisco. Baby Gigi, perché piangi? Quindi era come pensavamo, è stata la principessa Shroob a fare a pezzi la stella cobalto. Dobbiamo sbrigarci a trovare i pezzi rimanenti. Ma perché Baby Luigi piange? Sembra che lo spirito della stella lo abbia spaventato. Qualcuno che non è un completo idiota c'è nel gruppo. Forse Baby Luigi ha percepito qualcosa che noi non potevamo sentire. Non lo so. Non mi capisco neanche io. Perfetto, e con questo ci dovrebbe essere un punto di salvataggio. Madonna mia, quanto è alta. Pendenza di 90 gradi e discesa di altri 90. Guarda, ancora. Come ho detto, queste sono le parti che dovresti fare con la sfera, ma non ha senso perché tanto non ce n'è motivo di lasciare indietro i bimbi, quindi. Però ci siamo, finalmente siamo arrivati. Gluc, gluc, gluc. Al santuario stella. E qui ci fermiamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.